ha commentato questa vittoria del Napoli per quello che riguarda anche i canali della Lega Serie A. Lui è un telecronista inglese. Voglio salutare e ringraziare per essere in diretta con noi Patrick Kendrick. Ciao Patrick, come stai? Ciao Lucio, bene, bene, grazie. Insomma, diciamo, abbiamo prima ascoltato la la telecronaca, la nostra radiocronaca di Carmine Martino, molto molto, come dire, napoletana. Ora voglio far ascoltare ai nostri amici invece un rigor più British tuo rispetto al rigore di Arek Milik. It's Milik to win it, and he does. Napoli win the 2020 Coppa Italia Coca-Cola. Delight for Gattuso, pure joy for the Azzurri players. They did more in 90 minutes to win it. They didn't get the job done, but the shoot. Questo è il rigore di Milik raccontato da te, che comunque provoca grandi emozioni, Patrick. Grazie, mi fa piacere. Sì, ovviamente, diciamo che il pubblico è diverso, no? Uno è, cioè, da una parte c'è la radiocronaca proprio del Napoli, Radio Kiss Kiss Napoli, dall'altra parte invece ovviamente c'è la telecronaca per il pubblico internazionale, quindi giustamente deve essere neutro, ma comunque grandi emozioni. Io comunque ho un forte legame con la città, ci vengo spesso, c'è la mia ragazza napoletana, quindi mi fa piacere, diciamo, da appassionato di calcio, ovviamente nella veste di telecronista ero neutro in quel momento, ma comunque è sempre, sempre bello poter commentare la finale. Immaginavi che dopo quel rigore che hai commentato di Milik si scatenasse questa gioia irrefrenabile in città? Sì, diciamo che era abbastanza prevedibile, vista la passione che c'è per il calcio in questa città. Speriamo che ovviamente non abbia conseguenze negative, perché comunque abbiamo vissuto mesi tremendi e quindi sarebbe un peccato, diciamo, avere un impatto negativo, insomma, sull'andamento della curva, che è stato molto positivo in queste ultime settimane, soprattutto qua in Campania. Ho visto i dati che sono molto rassicuranti, ma comunque è una bellissima partita. È bello poter parlare di calcio giocato di nuovo dopo tanti mesi in cui c'era tanta incertezza e ovviamente si parlava spesso e volentieri di mercato più che altro. Senti, cosa ti ha colpito di più di questo Napoli di Gattuso, Patrick? Devo dire che il Napoli non ha sbagliato una virgola ieri sera. L'unica cosa che mi viene in mente, forse la svolta della partita, è stata quella mezza leggerezza di Callejon, che ha quasi portato a un eventuale gol di vantaggio della Juve con Ronaldo, ma poi Meretta si è fatto trovare pronto, insomma. Penso che il portiere abbia quasi indovinato, no? Ha letto un po' l'intenzione dell'attaccante portoghese, un po' come aveva fatto anche con il rigore di Dybala, perché lì si è buttato, ha letto un po' la traiettoria del tiro in base alla, un po' la postura dell'attaccante. Ecco, se la Juve segna lì, ovviamente diventa tutta un'altra partita, ma a partire da quel momento il Napoli ovviamente è cresciuto molto durante il corso del secondo tempo. Gattuso ha insistito su questa costruzione dal basso, ma veramente la solidità difensiva che mi ha colpito. Io visto il Napoli ha preso un unico gol in tutto il torneo, tra l'altro un gol assurdo, perché è venuto direttamente dal calcio d'angolo con Ospina, che diciamo che ha fatto una partita strepitosa nella semifinale di ritorno. Poi ovviamente quella leggerezza dopo tre minuti, a parte quello, cioè, è ovvio che in questi tornei abbastanza brevi, perché questo ormai la Coppa Italia, essendo ottavi, quarti di finale, semifinale, andati ritorno e finale, sono cinque partite per chi è teste di serie, e addirittura più breve di un europeo, di un mondiale, quindi chi ha la difesa migliore spesso può anche vincere la competizione, così è stato. Quindi veramente la solidità difensiva che Gattuso è riuscito a plasmare, ma comunque rimanendo fedele ai principi di gioco che comunque erano stati creati, diciamo, da Maurizio Sarri. Ovviamente questo è il grande paradosso, perché c'era lui dall'altra parte, no? Veramente tante sfide nella sfida ieri sera, e per noi telecronisti veramente manna da cielo, perché c'erano tantissimi spunti, e per uno 0-0 senza pubblico effettivamente ci vuole un po' di
un po' di cicce, diciamo, da poter raccontare. Grazie Patrick, un abbraccio, grazie sempre. Grazie a voi.